Luca è uno dei ragazzi di Lunano impegnato a preparare il prodotto, la castagna, questo prelibato davvero alimento che vedo tanta gente sta aspettando. Certo. Ma come viene cotto? Allora, la castagna viene prima incisa e poi semplicemente messa su un braciere con il carbone. Ma la castagna di Lunano ha qualcosa di particolare oppure è come tutte le altre? La castagna di Lunano è sempre più particolare delle altre, ha un sapore più dolce, anche se è più piccolina, però è più dolce, più buona. Quest'anno si dice che le castagne non sono buone, ma non è così. No, non è vero, non è vero. Tu lo puoi confermare. È una buona annata anche quest'anno, ce ne sono un po' di meno, ma quelle che ci sono buonissime. Questi ragazzi che vediamo lavorare qui sono spontanei, loro ci si... Siamo tutti volontari qui della Proloco di Lunano e ognuno mette del suo per organizzare questa bellissima festa. E poi alla fine una grande festa tra voi. Sì, come sempre. Lunano, 43esima edizione della Festa della Castagna, un cliché potremmo dire consolidato, ma quest'anno c'è anche il bel tempo ad aiutare, allora la gente è tanta, vengono qui per la castagna, ma vengono qui per anche apprezzare tanti altri prodotti, per lo spettacolo che questo piccolo centro riesce a dare. Oggi l'orchestra di Mario Riccardi, l'abbiamo visto, anche la banda Altofoglia che rallegra oltre a tutte le altre iniziative. Siamo con il sindaco Mauro Dini. Direi ormai la festa della castagna che è una combinazione, da un lato le tradizioni che ci portiamo da tanto tempo, no? La castagna che è un prodotto che in qualche modo si sviluppa nel nostro territorio, legata a tutta una serie di dolci, caldarroste, castagne crude, legata poi a una capacità di strutturare una serie di spettacoli collaterali che rendono veramente molto ricca questa festa che ormai da 43 anni è una delle feste più importanti del Montefeltro. Che dire, è l'anima di un paese che per circa un mese lavora sodo e con passione riesce, io credo, a creare così un connubio tra sacrificio e passione, e questa passione io credo che la gente che viene la legge nei tanti volontari, nella Proloco, nei lunanesi che dedicano proprio con uno spirito di generosità rispetto a tutti i visitatori che ci vengono a trovare. Esatto, dai, diciamo che abbiamo dato e stiamo dando continuità a questa lunga tradizione. Io quando ero bambino lavoravo a quella festa della castagna, quindi per me è un onore portare avanti quello che i nostri padri e i nostri nonni hanno cominciato tanti anni fa. Diciamo che stiamo cercando di accontentare la domenica, il sabato, il venerdì, sia grandi che ragazzi, diciamo, e alla domenica anche piccini con i trucca bimbi, ci sono anche quest'anno dei clown, abbiamo chiamato, quindi cerchiamo di accontentare proprio tutti perché è questo che la gente vuole, il pubblico ci chiede. Maria Rosaria Corsucci, siamo nello stand dei dolci, tutti rigorosamente dicevamo preparati a base di castagne, ma ecco, con lei vorremmo anche raccontare un po' il clima della festa di castagne, della castagna di Lunano, qualcosa davvero di eccezionale da vivere insieme già dai giorni prima. Sì, da almeno 15 giorni prima incominciamo con lo sbucciare le castagne tutti insieme, e i bambini sono bellissimi insieme a noi, gli anziani, tutti insieme, una grande tavolata. Poi si comincia a fare le cialde, sempre noi li facciamo, i bambini con le loro manine che le raffilano ben bene, con i guantini che gli penzolano dalle mani, e poi niente, man mano che vanno avanti i giorni siamo sempre più un po' tese. Emozionate, tese, ma ecco, raccontiamo un po' queste ricette, raccontiamole, dai. Le ricette sono segrete intanto, però rigorosamente a base di castagne, marmellata di castagne freschissima preparata 3 giorni prima, e per il resto uova si sa, farina di castagne quella si sa, però non possiamo dire le ricette, soprattutto l'amore che voi sapete mettere, l'amore, l'allegria che mettiamo, il bello stare tra di noi, stare tutti insieme, è bellissimo, è il nostro premio, è il premio delle nostre fatiche, e stasera andremo a casa contentissimi, stanchissimi, morti, però anche quest'anno sarà stata una bella festa.